Ben ritrovati con le notizie del videogiornale di Lecce News 24, che apriamo subito con la cronaca. Tremendo schianto ieri sulla strada che collega Veglia a Porto Cesario. A collidere sono stati uno scooter e un'automobile. Ha perso la vita un 45enne. La vittima è Donato Corigliano, originario di Salice Salentino. L'uomo viaggiava a bordo del suo mezzo a due ruote insieme alla compagna quando è avvenuto lo scontro. L'impatto è stato violentissimo e la coppia è stata sbalzata via dalla sella. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno constatato il decesso del 45enne, mentre per la sua compagna è stato necessario il trasporto d'urgenza presso l'ospedale di Lecce Vito Fazzi e tuttora si trova in gravi condizioni, ricoverata nel reparto di rianimazione. Leggere ferite invece per il conducente della vettura, che è stato sottoposto a controlli presso il nosocomio di Copertino. Insieme all'ambulanza hanno raggiunto la zona dell'incidente carabinieri di Porto Cesario e quelli del norme della compagnia di Campi Salentina, a cui ora è affidato il compito di stabilire le cause dell'impatto. E ancora cronaca, drammatico episodio ieri sulle ferrovie del sud-est, nel tratto che collega Tricase con Gagliano del Capo. Un 24enne si è suicidato lanciandosi sui binari di un treno in transito. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ma dai primi rilevamenti sembrerebbe che il giovane originario proprio di Tricase si sia posizionato in ginocchio sui binari, aspettando l'arrivo del convoglio ferroviario con una busta di plastica legata sul viso. L'impatto è stato inevitabile, il giovane suicida è stato fatto volare via per centinaia di metri. Fermatosi nei pressi di un passaggio a livello, il macchinista del treno è rimasto in stato di shock, mentre per il giovane le gravi ferite riportate alla testa sono stati letali. Trasportato d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce, per il 24enne è stata decretata la morte. E infine lo sport, il calcio, con la campagna abbonamenti che ieri ha sfiorato quota 3.000 sottoscrizioni. Per il Lecce è in corso la preparazione in vista della sfida di domenica prossima sul campo del Cesena per il secondo turno di Team Cup. Nella giornata di ieri Capitan Papini e compagni sono stati impegnati in una doppia seduta. Al mattino allo stadio Via del Mare i calciatori hanno dapprima svolto un lavoro in palestra per poi recarsi sul campo per compiere una serie di esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio invece la comitiva si è trasferita sul campo di Copertino, si è regolarmente allenato con i compagni nuovo acquisto Sergio Suciu, mentre hanno svolto differenziato Della Rocca e Carrozza. Oggi pomeriggio in programma una gara amichevole contro il Novoli. Termina qui il video giornale di LecceNews24.it, vi ricordo che tutte le altre notizie e aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito. Grazie e arrivederci.